Bella a tutti ragazzi, qui Willy G, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 online con le gare folli numero 35. E stiamo nuovamente con le Pandor. Ricominciamo l'episodio con le Pandor, cioè iniziamo, siamo in 11 giocatori. Ok, qui si salta, io avevo frenato. Qua c'è una curva, intanto già si sono incastrati tutti, fortunatamente sono partito prima. Aspetta, dove devo andare? Ragazzi, dove devo andare? Ragazzi, ho capito cosa dobbiamo fare, l'ho visto fare agli altri adesso. Ho capito cosa dobbiamo fare. Allora, dobbiamo girare, entrare qua, se magari si spostano. Levatevi, doi, non mi spingete però, dai, Pando! Fai cacare? Ok, dai. Dobbiamo entrare qua, ora dobbiamo girare così, dobbiamo andare qua. In pratica dobbiamo fare avanti e indietro. È veramente una cosa epica, ragazzi. Non l'avevo mai fatto, cioè non è tanta epica. Più che altro sarà di rottura, non lo so, perché andare avanti e indietro non so se è bello tanto. Ragazzi, è assurdo. No, no, dai, dimmi che lo prendi. Ok, meno male ragazzi, meno male che l'ha preso, perché rifarmi tutto non sarebbe stata una cosa veramente molto bella. Comunque ragazzi, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è, come vedete, c'è la facecam di nuovo su GTA, ragazzi, perché ho visto che l'ultimo video che ho caricato su GTA con la facecam mi è piaciuto veramente tantissimo. Quindi fatemi sapere se volete ancora altri video con la facecam, supportatela veramente tantissimo. Io cercherò di portarla sempre più spesso nei video. Ok, comunque qua adesso si scende a mare, siamo praticamente in mezzo all'acqua, che qua c'è un percorso stretto, siamo in terza posizione, qui c'è il mare e si risale, ok, perfetto. Ok ragazzi, ci siamo rimessi in carreggiata, adesso dobbiamo farlo a quanto pare di nuovo, quindi dobbiamo fare di nuovo tutto questo percorso una seconda volta. Cioè ragazzi, è assurdo, è veramente assurdo, perché si cade così deficientemente e ti tocca rifarlo tutto. Ah ragazzi, hanno già concluso in prima e comunque noi siamo arrivati alla fine. Dai, rimane l'ultima curva. Ok, adesso l'abbiamo preso, perfetto. Hanno già concluso in prima, quindi concluderemo in seconda. Abbiamo anche recuperato una posizione in questo secondo giro, tra virgolette, perché non è neanche un secondo giro. Allora dai macchina, muoviti. Ok, perfetto, finalmente l'abbiamo preso. Qui come potete vedere ovviamente questo qui non è neanche... Oh, 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 che è lo tsunami? Ragazzi, è lo tsunami questo? Non lo so, non lo so. Intanto la Pando è sopravvissuta. Dai, muoviti, 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 che qui se no arrivano le onde. Perché è ricomparso? Gli si sarà spenta la macchina sicuramente. Comunque già vedo il traguardo ragazzi, vedo già il traguardo. E concludiamo questa gara in seconda posizione ragazzi. È stata una gara abbastanza particolare, non era tanto folle, non è stata neanche tanto complicata. C'era solo quel pezzo là da fare a serpentina ragazzi, veramente assurdo perché non l'ho mai fatto. Gara veramente bellissima, ne andremo a fare immediatamente un'altra. Ed eccoci qui ragazzi, nella seconda gara di oggi siamo buggati male. Wow, che bello, guarda proprio, sono dentro il bug più generale della vita ragazzi. Comunque dovremmo essere in 6 giocatori. Adesso prenderemo il turbo ed usciamo fuori. Non è vero, ricompariamo immediatamente. Ok, ed eccoci qui. Comunque dovrebbe essere una gara, non lo so, c'era scritto NASCAR, quindi dovremmo fare credo questo percorso, anche se siamo un po' indietro ragazzi, visto che siamo partiti dopo, perché ovviamente i bug devono accadere tutti a me. Ma perché? Ragazzi, comunque è assurdo, la macchina non so perché non gira. Sembra semplice ma non gira come dovrebbe. Gira piano piano ragazzi, questa cosa è assurda, non la riesco a controllare. Ok dai, preso, levati. Ok dai, quarta posizione, stiamo perdendo un po' di posizioni, freniamo un po'. Vai 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 qua. Ok, quello è andato fuori, terza, saltiamo, ce n'è uno qua davanti, via, seconda, incredibile. Comunque ho messo 3 giri perché la gara consigliava 3 giri, ma non è veramente complicata ragazzi, immaginavo qualcosa di più difficile. No, 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 che si va fuori qua, no, ok, mamma mia, prima? Siamo in prima ragazzi, ok, non devo sbagliare assolutamente nulla. Praticamente devo fare tutto alla maniera più esatta del mondo, ragazzi. Perché se sbaglio perdo la posizione. No. Quello volava davanti a me. Qua compaiono gente a caso. No, 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 no. No, cos'è? Non ci sto capendo nulla. Come la sto tenendo? Dai, vai, salta. Ok, quello è sbandato, non mi beccare, perfetto, terzo giro. Ragazzi, devo dire che la T20 scoda un po' in queste curve, scoda veramente un po'. Allora gira qua tranquillamente, adesso ci sarà un altro
salto per il centro. Ma qui mi passano vicino, ragazzi, che c'è il rischio che li becco, veramente. Cosa fa questo? Cosa fa? L'ho fatto volare giù, ma perché però si è messo lì? Cioè, non lo so, veramente. John C. Loro sbandano nei rettilini, ragazzi. Sbandano nei rettilini. No, no, non possiamo perdere la posizione ora. Vai, vai, accelera. Ok, l'ultimo salto. Che cavolo è successo? Vai. Ok, perfetto. Mamma mia, ragazzi. Cioè, l'ultimo salto siamo capovolti male. Stavamo per perdere tutto. Comunque, è stata una bella gara anche questa. Molto particolare. Non ne avevo mai fatte con gli incroci così in volo, ragazzi. Quindi ne andremo a fare un'altra. Ed eccoci qui, ragazzi, con la terza ed ultima gara di oggi. E siamo in 8 giocatori e siamo all'interno di Forza Angudo, ragazzi. Sinceramente non ricordo se c'era la polizia o meno, ragazzi. No, non c'è, perfetto. Io volevo mettere la polizia ma non c'è. Comunque iniziamo, uno è crashato, siamo 7, ok. Ci saranno due giri di questa gara. Ovviamente qua già a me mi stanno usando come scudo. Qua ci sono dei cespugli, ragazzi. Perché ci sono dei cespugli non lo so. Ok, si salta. Che cos'è? Che cos'è, ragazzi? Atterra bene, atterra bene. Mamma mia, perfetto. Perfetto. Ok, ci sono tutti questi checkpoint semplicissimi come al solito, ragazzi, ovviamente. Però, come potete vedere, qui abbiamo un wall ride che credo che sia abbastanza difficile. Mamma mia, che volo. Che volo? A terra? No, abbiamo mancato il check, ragazzi. Abbiamo mancato il check. Cosa spingi? Torniamo indietro. Oh, ma tutti che spingono. Qui si rigira. Me lo fate prendere? Grazie. Ok, dai, si gira di nuovo. Mamma mia quello. Ma qui ci sono alberi capovolti. Cose strane, ragazzi. Cose veramente assurde. Dai, ok, qua dobbiamo... Ok, perfetto. Mi sa che non era così. Dobbiamo passare di qua. E inizia il wall ride. Boh, credo di sì. Credo di sì, dai, dai. Ok, abbiamo sbagliato. Ok, dai, qua si ricomincia. Dai, 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 dai. Andiamo. Andiamo che tutto sommato non sembra essere tanto difficile. Qui si... Che cavolo è? Si è piantata. Ragazzi, l'avete visto tutti che la macchina si è piantata. Dai, ok, ok, dai che ci risiamo. Ci risiamo di nuovo, non di piantare. Mamma mia, si è girata, ok, dai, dai, dai. È preso, mamma mia. Siamo in seconda posizione. Dai, ma cosa fai, auto? Dai, 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 ok, perfetto. Seconda posizione. Questo qui davanti a me è il primo, ma comunque ci abbiamo un altro giro, quindi lo recuperiamo. Ok, vai qua con questo salto, vai, vai. Mamma mia, l'abbiamo preso stavolta, Stavolta l'abbiamo preso, perché prima l'avevamo addirittura saltati, talmente andavamo veloce. Comunque lì c'è l'albero capovolto, avete visto? Cioè, è incredibile, perché un albero capovolto sopra gli altri alberi. Manco se ci fosse stato l'uragano, ragazzi. Ok, dai, si fa qua il wall ride, ragazzi, abbiamo... Ok, dai, lo rifacciamo, gioco concluso in prima. Cioè, stavo dicendo, abbiamo la possibilità di concludere in prima, ma quello l'ha già eseguito. Vai, ok, dai, 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 perfetto. Ce l'abbiamo fatta, seconda posizione, ragazzi. Ecco qua il traguardo, è seconda posizione, ragazzi. Veramente, oggi abbiamo concluso la prima gara in seconda, la seconda in prima e la terza in seconda. Oggi abbiamo concluso tutto in seconda e prima. Comunque sul podio, veramente buono. Quindi ragazzi, che dirvi? Oggi abbiamo giocato tre gare veramente bellissime, ragazzi. Devo dire, veramente bellissime. Neanche troppo difficili, ragazzi. Però sono state molto divertenti. Quindi fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre fatemi sapere quale di queste gare vi è piaciuta di più. A me mi è piaciuta di più la seconda, ragazzi, perché non avevo mai fatto nulla del genere nell'aria con gli incroci in aria, veramente assurdo. Inoltre fatemi sapere sempre se i video con la facecam vi piacciono, quindi tantissimi like per la facecam e tantissimi commenti, ragazzi. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook, la trovate in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua da Willy è tutto, bella raga! Che ho intenzione di sviluppare un'altra cosa. Qui al centro, ragazzi, vorrei fare una pecora, vorrei disegnare una faccia di una pecora. Ho fatta tutto in legno, e quindi con il legno scuro, il legno chiaro, eccetera, eccetera. Oppure con la lana, ragazzi, prendo della lana bianca.